nome e cognome? Penzo Raffaele. Graziano Cervesato. Quanti anni ha? 51. 77. Quanti anni si sente? Fisicamente 51, ma spiritualmente 25. 50. Qual è il suo ruolo al San Marco? Assistente in mensa e aiutante nei piccoli lavori, disponibile per le esigenze della casa e dei giovani. A San Marco ho fatto 44 anni di docente in grafica, per 15 anni l'economo, attualmente sono vice economo e seguo un po' la mensa e la manutenzione. Da quanti anni vive e lavora a San Marco? Sono da 3 anni che sono qui a San Marco, ma ho fatto un'altra esperienza sempre a San Marco ancora 15 anni fa. Ero un giovane tirocinante, assistente in convitto, aiutavo nelle piccole cose e via. Da quando è iniziato a San Marco, quindi da 31 anni. Com'era da studente alle superiori? Allora, da studente ho fatto la ragioneria e ero un po' timido, un po' timoroso. Ero impegnato, però la timidezza e la paura tante volte giocano un brutto scherzo sul rendimento, anche se sono sempre andato positivo. Direi medio, cioè non mi sentivo un secchione, ma neanche proprio un testone. Un ragazzo normale. Qual era la sua materia preferita quando andava a scuola? La ragioneria, mi piaceva. La matematica e l'algebra, quelle che mi davano più soddisfazione. Quando e come ha capito che la sua vocazione era essere un salesiano? Allora, la mia vita è sempre stata inserita in un'opera salesiana che è l'opera e l'oratorio di Chioggia. E sempre partecipato alle attività oratoriane e parrocchiali e la cosa bella è che di essersi sentito amato e voluto bene dai salesiani che erano lì a Chioggia in quel tempo, dalla possibilità che loro mi davano nel darmi responsabilità e la gioia e la festa che si viveva nell'oratorio. E quindi ho detto, perché non faccio anch'io il salesiano? Quando ho visto dei salesiani allegri che si dedicavano ai giovani e questo mi è tanto piaciuto, allora ho detto anch'io posso fare come fanno loro, cerco di fare come fanno loro. Come descriverebbe il suo compagno di intervista con 3 aggettivi? 3 aggettivi, allora Graziano lo definisco un tipo davvero laborioso, da qui ne nasce una generosità grande verso i confratelli e verso i giovani. E nello stesso tempo vedo anche una sicurezza interiore anche su cui poter dare fiducia e contare sulla persona. Cordiale, allegro, generoso. Un ragazzo corre lungo il corridoio della mensa, supera i compagni in coda, prende un vassoio al volo e fa rovesciare un piatto di pasta, che si rompe in 1000 pezzi sul pavimento. Ah. Come reagisce? Allora, la vita salesiana, la mia vita salesiana, dopo quasi 30 anni di vita salesiana, mi ha insegnato che l'unica arma possibile, se ci riesco, è quella di avere la pazienza. Forse 20-30 anni fa avrei agito anch'io in maniera da sbottare, urlare, non so se forse anche adesso tratterei il più possibile, perché ecco, nella vita bisogna saper lavorare sul proprio carattere e lavorando sul proprio carattere magari anche potrei anche riuscirci a domare l'irruenza. Bisogna star calmi, questo è vero, però prima li faccio pulire e poi cerco di fargli capire che ha sbagliato in qualche modo. Una volta anche cercavo di far pagare qualcosa, perché chi rompe, a me hanno insegnato, deve anche pagare. Se potesse incontrare Don Bosco in carne ed ossa, che cosa gli direbbe o chiederebbe? Allora, gli direi innanzitutto un grazie per
per il suo dono immenso ai giovani e per la sua testimonianza, ecco, di vita che ha donato ai giovani. E in più gli chiederei soprattutto la grazia e la fedeltà di poter essere come lui, ecco, il segno, come dicono le nostre costituzioni salesiane, essere segno e portatore dell'amore di Dio ai giovani, ecco, come è stato Don Bosco. Magari potessi incontrarlo. Allora le chiederei, primo, che mi permetta di finire la mia vita sotto la sua protezione, che mi aiuti a salvarmi l'anima e che mi dia tanto coraggio ed essere utile ai ragazzi che ci sono. C'è un obiettivo, un sogno che vorrebbe realizzare nei prossimi anni? Ecco, a livello materiale non più di tanto, però ecco, lo sforzo che mi impongo è quello di desiderare quella santa indifferenza, che non è quel menefreghismo delle persone o delle cose, ma è quell'accettare e di vivere con gioia, serenità e calma con chiunque e ovunque. Io ho un sogno, non so come realizzarlo, però è un sogno. Cioè, vedo la tanta tecnologia che c'è nel telefonino e non vedo nessuna applicazione formativa per i giovani. Non so, bisognerebbe inventare qualcosa. Quale augurio vorrebbe fare ai ragazzi del San Marco? Allora, l'augurio che faccio ai ragazzi è quello di saper cogliere al San Marco una casa che accoglie, una casa, quindi sentirsi in famiglia, sentire proprio che il San Marco ti dona quel calore affettivo di una famiglia. Forse magari qualche giovane fa fatica a trovarla a casa, ed è giusto che lo trovi qui al San Marco. Io, quando sono ritornato al San Marco, ricordo che sia un confratello sia uno stesso insegnante mi ha accolto dicendomi: Raffa, bentornato a casa. Quindi si sente il San Marco come una famiglia, come una casa. Il classico augurio che è sempre valido: quelli che sognino, che siano felici, sognare che la vita è bella, che abbiano coraggio. Tradotto vuol dire buoni cristiani e onesti cittadini. Un saluto. Ciao a tutti e arrivederci. Ciao.